Pippo, noi siamo in grado, se tu vuoi, di parlare con il produttore della canzone incriminata, cioè quella dell'88, dell'89, il grande batterista, nonché cantante e appunto produttore, Tullio De Piscopo. Ci senti, Tullio? Allo? Allo? Ciao, aiù! Ciao! Ciao, Cristian, c'è Cristian Maier? C'è! Sì, c'è la batteria! C'è? Cristian, vuoi fare dei paradiddle passando dai Tom Tom, per favore? Che hai fatto? Hai studiato ultimamente? Ciao a tutti, buonasera. Buonasera, ciao, Tullio. Buonasera. Raccontaci cos'è accaduto. Ma guarda, è incredibile. Io ieri non stavo sentendo il festival, stavo scrivendo degli appunti per i miei allievi, perché oggi avrei avuto una lezione con i miei allievi, e ricevo una telefonata dalla signora Ornella Ventura, un po' molto agitata. Io mi sono preoccupato, pensavo che fosse successo qualcosa di brutto. Invece... sintonizzati su Rai 1, festival, Sanremo. Ma... sintonizza, e c'era Loredana che cantava questa canzone. Ma sono rimasto male. La canzone è quella lì. Però mi davo dei pizzicotti, non potevo credere a questa cosa, cioè è inaudito, no? Cioè un musicista non dovrebbe mai fare delle cose così, secondo me. Allora subito dopo mi ha chiamato Ventura, hai visto? Ho detto ok, adesso stiamo calmi, bisogna ragionare. Poi ha chiamato Gianna Tani, che è intima amica di Ornella. Gianna Tani è una funzionaria che a Mediaset si occupava di casting, sì, adesso sì, è una libera, sì, professionista, passato, sì. Quindi è una competente, insomma, del mestiere. Sì, competente, amica intima di Ornella Ventura, che venne, mi ricordo, anche alla presentazione di questo album che si chiamava Sesto Senso. Quindi viaggiavano assieme, si incontravano, ascoltavano questa cassetta in macchina, quindi la canzone la conosceva bene. E quindi io poi dopo tenevo un male cavo, ho detto ragazzi io vado a letto, e chiaramente durante la notte hanno pensato di lanciare un'ansa per far sapere che il pezzo era già stato editato. Però la cosa sconcertante è che abbiamo due autori che hanno scritto una canzone due volte Va bene, grazie Tullio. Aspetta, Tullio, quindi tu pensi che la Bertè non c'entri, fondamentalmente? Ma guarda, io metto la mano sul fuoco. Lei, io la conosco Loredana, lei non sa niente, perché lì ci sono anche altri artisti, come Loredana, come me, riceviamo centinaia di cassette prima, centinaia di CD oggi. E a me è successo quello che è successo adesso a Loredana, alcuni anni fa. C'era una canzone molto bella che mi aveva mandato un ragazzo, io gli ho detto ma sei sicuro che non... Poi alla fine ho scoperto che era stato fatto un disco, insomma, di questa canzone, e poi non l'ho registrato. Molto bene, grazie mille, grazie, Tullio! Ciao! Stigede! Era lui. Io adesso sono interessata a passare la palla ai giornalisti, perché penso che sicuramente avranno delle domande da fare a Pippo. Magari da quello anche che avete sentito da Tullio D'Episcopo, c'è Vitali che comunque è un grande esperto di festival. Pippo adesso ha detto che sono già successi casi appunto di esclusione, però insomma non come questo, che mi sembra veramente plateale con già... Perché questa non è un plagio, è una cover. Esatto. È proprio un autocover. No, però volevo chiedere, Ornella Ventura non l'avete invitata stasera? Hai il cellulare spento, è irreperibile. Sarebbe stato il più grande onore, per carità, con tutto il rispetto. Ventura, però... se fosse venuta avrebbe confermato la cosa. Lei no, ma era per sentirla cantare arrivare... la canzone, poteva fare il duetto domani sera magari. No, era la nostra intenzione, ma ovviamente penso che la chiameranno in parecchi, e ha spento il telefono. Va bene, no, volevo chiedere ai Finlay, loro oggi hanno avuto un incontro ravvicinato con Loredana Bertè.
Volevo capire un po' come si sono trovati, perché c'è stato questo incontro molto divertente tra loro e Loredana e hanno girato un video insieme stamattina. Lei ci è sembrata molto serena comunque quando l'abbiamo incontrata, ci ha raccontato un mucchio di cose, ci siamo divertiti insieme a lei, comunque non si è parlato di questo, di questa cosa comunque. Io poi volevo aggiungere semplicemente che ieri abbiamo sentito comunque la sua canzone, al di là di tutto lei ha cantato benissimo ieri, forse la migliore secondo noi. No, l'altra... Perché sai, si parla tanto di Loredana personaggio, no? Insomma, che lei è forte come personaggio sicuramente, però per come ha cantato... Veramente complimenti. L'altra cosa curiosa è che tutti e due i parolieri a un certo punto hanno messo solo tu, solo tu, solo tu. Pazzesco. Ma guarda. Sì. Questo vorrei chiedere a Elio come possa succedere. Ma sai, molto spesso sono le note stesse che chiamano il testo. Vai, cioè vai. C'è una musica sulla quale tu puoi mettere solo quel testo lì. Solo evidentemente note sono è accaduto solo questo. Tu. Ma solo tu, solo tu, solo tu. Sai quanti versi, quante canzoni iniziano con un refrain? Che per solo tu, insomma, dovremmo anche Olli. E saranno 3-4. No, molto di più. Comunque io penso ancora adesso, io sono un animo puro, io penso che si tratti di una coincidenza. Sì, no, ma sicuramente. No. Fino a prova contro. No? Beh vabbè, io penso. No, penso così. No, non è una coincidenza. Però sono d'accordo che Loredana non ne poteva sapere niente di questa cosa, insomma. C'è il collega Faso che vedo che. Sì. Veramente io devo chiedere scusa a Pippo perché forse noi degli Elio e le Storie Tese avremmo potuto metterlo in guardia. Sì, perché ascoltando attentamente il brano di Loredana avevamo subito intuito che questa canzone sarebbe potuta divenire il terrore del festival, la canzone dell'orrore di questo festival. Voglio farvi un esempio concreto, scusate, adesso vi faccio sentire. Prego maestro. Solo tu, solo tu, solo tu, sei solo tu, solo tu, solo tu, sai. Solo tu, solo tu, solo tu, sei solo tu, solo tu, solo tu, sai. Così così. Così così. Posso? Sono Pippo Pelo, sono qua, volevo dire una cosa, certo. A Baudo. Ieri noi di Kiss Kiss abbiamo visto in Casa Sanremo il festival, dove c'era, insomma, c'erano molti dei cantanti che stanno partecipando al festival, sono venuti a trovarci lì, per cui c'era molto caos. La cosa più bella è che quando ha cantato Loredana, in un momento non si è sentito più parlare nessuno, tutti a guardare Loredana, e subito dopo secondo me c'è stato un grandissimo momento di televisione con Baudo, Chiambretti e Loredana, meraviglioso, che non si vedeva da tempo. Per cui un applauso a Loredana che è sempre... Un applauso! Catalizza l'attenzione, secondo me. Beh, Pippo era molto affettuosa ieri. No, ma lei è un animo dolce, un artista molto sensibile, insomma. Io le voglio bene come tutti noi, infatti l'applauso quando viene invocato nei suoi confronti scatta automaticamente perché le vogliamo bene. Allora, adesso io, se siete tutti d'accordo, cari colleghi, mi collegherei immediatamente con l'altro mattatore del festival, Pierino La Peste, che si trova nella casa dove c'è il gruppo d'ascolto. Siete tutti d'accordo? Vabbè. Colleghiamoci. Pronto? Pronto! Pronto, le immagini che vi giungono in questo momento in diretta sono quelle del teatro Ariston, l'inquadratura è ovviamente dalla Casa Bianca nella quale mi trovo in questo istante con il mio gruppo d'ascolto, sono in cucina con quattro baudi in padella, il momento è difficile, non possiamo nasconderci dietro a un cappello, stiamo facendo le penne all'arrabbiata anche per così sdrammatizzare il momento delicato. Sì, anche perché questa mattina, diciamo, i giornalisti in sala lo sanno, c'è stata una conferenza stampa piuttosto rumorosa, siamo stati contestati per la lunghezza del festival, ma la conferenza stampa è durata più del festival senza le telepromozioni. Ci sono state parole grosse, io chiedo scusa se ho anche esagerato, ci sono state delle gomitate, delle sgomitate e alla fine anche una colluttazione. Abbiamo, come sempre, le foto del distretto di Laigueglia, vediamo la prima. Come era Piero Chiambretti subito dopo la conferenza stampa, ma vediamo anche com'era Pippo Baudo, prego dalla regia. Eccolo qua, sono ovviamente foto che
a quest'ora possiamo far vedere, nonostante ci siano ancora tanti bambini all'ascolto. Abbiamo qui, vorrei far vedere per un istante, poi vi diamo ovviamente subito la parola, i nostri amici di sempre, che sono ancora, come dire, sotto shock, ecco, specialmente lui. Il ginecologo di Lentini, che è un grande fan di Loredana Bertè, ancora ha scoperto proprio pochi minuti fa la notizia, ha dormito tutto il giorno, quindi non aveva né letto, come dire, le ANSA, né tantomeno internet. E lui è rimasto particolarmente scioccato dell'esclusione di Loredana, aveva giusto qualcosa da dire, prego. Io non credo assolutamente che ci possa essere la partecipazione di Loredana in tutto quello che è successo, completamente. In che senso, scusi? Che se ci fosse stato plagio o qualcosa, lei non ne sapeva niente. Ho capito. Non credo. È quello che hanno detto tutti, però, il ginecologo. Sì, però... L'hanno detto tutti, non è che... Una concorrente in meno per la vittoria finale, quindi sono tutti contenti, hanno più spazio tutti. Ho capito, quindi un complotto. Non dica questo, ginecologo, dica questo, dottore. Tutti felici. No, non dica questo che sono felici i cantanti, no. No, un po' tutto l'ambiente. No, quell'ambiente. Non dovremmo chiederlo qui. Pettegolone. Lo so, ma è fatto così il ginecologo, lo sai, e non guarda in faccia a nessuno. Ecco, mentre invece la... Mentre invece la... Soprattutto, scusatemi, sì, la volgarità a quest'ora, il ginecologo non guarda mai in faccia mai nessuno. Ecco, va bene, bene Pippo. E no, l'avevamo già capita, non bisognava sottolinearla. Comunque, no, Pippo, sei sempre tu, anche a distanza. Dicevo che c'è la commercialista Pertica, che invece già ieri aveva sottolineato nella diretta che la Bertè si era coperta col cappuccio. Forse questo era il motivo dell'inganno. Dica. Premetto che io ho molta stima per la Bertè, è una grande artista che ammiro. Però siccome faccio concorsi di canto, non è che li faccio io, ma sono in commissione da molti anni, e appunto vedendola tutta incappucciata, però non la vedevamo proprio la Bertè. No. E questo è uno, diciamo, degli elementi che possono concorrere. Sì, che dice che si nasconde qualcosa, perché la Bertè è talmente bella che non deve nascondersi. Sì, no, ma è della P2, quello è il problema, forse. Comunque, vabbè. Poi ovviamente c'è la mamma d'Italia che voleva ovviamente dire qualcosa a favore di Loredana, che è una figlia, prego. Certo. Allora, io voglio dire a Loredana, prima cosa ho fiducia nella sua intelligenza, ho fiducia perché capisce come è fatto il mondo della canzone, capisce le regole. Guarda pure la telecamera, mamma d'Italia. E non se la deve prendere. Loredana, ascoltami, hai avuto la soddisfazione ieri di cantare, così bella, così... meravigliosa, Pippo Baudo che ti ha fatto tutti quei complimenti. No, ma lascia perdere Pippo Baudo, che lo tiri sempre dentro. Parla di Loredana, con un attimo, Loredana, che dobbiamo dare la parola. Stammi a sentire, non ci pensare, più avanti ne canterai un'altra ancora più bella. Ah, sì. E ritorni in te stessa, tu hai un carattere, sei forte, dai, avanti, ti do un bacio da mamma. Bellissimo, c'è un grande applauso. E poi ovviamente... La mamma è sempre la mamma. E beh, di mamma ce n'è una sola, ma in questo caso sono due. E poi abbiamo l'esperto musicale, il DJ Niceto di Salerno, il quale intanto c'ha uno slogan che lui lancia sempre nelle discoteche, che... Abbasso la droga, viva la famiglia! Ecco, va bene, e anche la vaniglia. Ecco, sì, ecco, mentre invece a proposito dei plagi, una battuta da esperto. Io mi ero accorto di qualcosa ieri, ma hanno fatto bene a escluderla, perché a Sanremo, almeno a Sanremo, deve vincere l'originalità. No, mi hanno detto che c'è Red Ronnie. Al telefono c'è Red Ronnie. Non si può chiudere lasciando Red Ronnie in linea. No, non si può. Siete tutti d'accordo? Certo. Ecco, allora, pronto? Ciao Red. Ciao, volevo soltanto dirvi una cosa riguardo a questo plagio. A dicembre, se vi può aiutare, io parlando con Alberto Radius, lui mi disse, è venuta da me Loredana Bertè con un nastro di un pezzo che io non mi ricordavo neanche più, che se lei non me lo diceva, che io non sapevo neanche che era mio, ha detto io che lei lavorava su questo pezzo per portarlo a Sanremo. Quindi veramente Alberto Radius non si ricordava di questo pezzo. Perché a dicembre mi dice questo, lui è venuto a suonare da me al Motor Show e mi racconta questa cosa. Cioè lui dice, io levo a questo pezzo di un provino che avevo fatto, ma 20 anni fa, e è venuto e ha detto, guarda, questo è tanto vero che Loredana Bertè, intervistata da Pippo
sul palco, ha detto che ha fatto lei, tutto lei, cioè musica e testo, perché sì, c'era questa cosa di Alberto Radius che era veramente un provino. Quindi vorrei scagionare Alberto, che non sapeva niente, ma veramente. Tutti innocenti, Renzo, no, grazie. Ma scusa, come c'è, uno scrive un pezzo e poi se lo dimentica, non è Giuseppe Verdi, Alberto Radius, è Mozart, per cui ne scritte tante, uno se lo ascolta, insomma non è che ha fatto, se lo ricorda quel pezzo, lo sa di averlo fatto per altri. Ma no, perché lui ha fatto questo, lui ha fatto, come ha detto oggi, ho sentito un'intervista su Corriere.it, io ho fatto 750 pezzi, tra tutti i brani che Alberto Radius ha fatto, ha musicato, eccetera. Lui mi ha detto, allora, e ti parlo di tempi non sospetti, perché allora non si sapeva di quello, non si sapeva neppure che Loredana sarebbe stata accettata. Lui ha detto, io non mi ricordavo neanche più questo pezzo, se lei lo presentava e lo presentava a firma di qualcun altro, io non l'avrei riconosciuto. Mi dice così allora, ti sto parlando di dicembre. Sì, 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 ma io vado da Verdi e gli dico, la donna è mobile, e dice, ma non so se è mio. Forse non l'ho scritto io. Vabbè. Non lo so. Grazie Red, grazie per questa testimonianza. Ciao. Ciao, 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 a presto. Ciao.